Buongiorno a tutti! Allora, oggi sono con Caterina Ciao! e mi ha fatto da modella per questo bellissimo trucco. Ti piace? Tantissimo! Ok, vabbè, non fate caso al mio aspetto, ovviamente quando registro io sono il mostro di Loch Ness e loro sono delle gnocche. E Ma grazie praticamente, alla sua sì, come no. Niente, questo, da come leggete dal titolo, è un tutorial sposa. Non ne ho mai fatti perché non lo so perché non li ho mai fatti, però in realtà voglio far vedere qual è la mia mano, ok? È un video tipo di pubblicità, lo so. Vabbè, è anche questo YouTube. E spero comunque vi sia di ispirazione per qualche make-up comunque naturale ma elegante ed effetto. Ho deciso di non neutralizzare totalmente le labbra perché non amo l'effetto cadavere che vedo spesso in molte foto di trucco sposa, quindi anche perché lei ha già un bel colore di labbra, quindi se avessi schiarito si sarebbero ingrigite. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao! Ciao! Devo fare una premessa: il trucco sposa è il trucco più complicato che si possa fare perché oltre ad essere un trucco correttivo si deve adattare bene a foto, video e alla vista degli invitati. Deve essere un make-up perfetto a 360 gradi, ma non deve stravolgere la sposa. Detto ciò, dopo aver applicato il primer viso uniformante, applico un fondotinta molto leggero stratificabile. Amo applicare questo fondotinta con un pennello due fibre molto piccolino, facendo movimenti circolari. Applico un correttore chiaro su zigomi, sulla parte centrale del naso e sotto il sopracciglio per creare punti luci naturali. Con un marrone freddo in crema eseguo le ombre sotto lo zigomo e ai lati del naso. Applico un correttore molto idratante sotto l'occhiaia. Fisso bene la base ed il correttore con una cipria luminosa in HD. Applico un primer occhi per far durare di più il make-up. Applico sulla palpebra mobile un pigmento panna con leggeri riflessi rosa. Faccio un mix di due ombretti borgogna e li sfumo con un pennellino a penna, dall'attaccatura delle ciglia verso l'esterno e sfumo per bene con un pennellino da sfumatura. Sfumo un marrone caldo opaco nella piega palpebrale. Intensifico il borgogna tra le ciglia esterne. Applico un matitone borgogna tra le ciglia superiori ed inferiori con un pennellino angolato e sfumo con un pennellino a penna. Applico la matita burro nella rima interna. Come illuminante, applico un ombretto panna opaco sia sotto il sopracciglio che sul dotto lacrimale. Piego bene le ciglia, applico le ciglia finte a ciuffetti ed un velo di mascara waterproof. Ed adesso ridefinisco e correggo a pelo le sopracciglia con la eyeliner in cake e con un correttore ridefinisco bene i contorni.
terra calda, opaca, ricalco leggermente il contouring sotto lo zigomo. Applico un velo di blush seguendo sempre lo zigomo e sfumando per bene. Decido di applicare solo su zigomi questo bellissimo illuminante molto delicato. Sulle labbra applico una matita color carne ma non troppo chiara e al di sopra un rossetto dello stesso colore. Solo al centro delle labbra applico lo stesso pigmento dai riflessi rosa usato precedentemente sugli occhi. Spero che questo make-up sposa vi piaccia e vi invito a vedere appena sarà online il make-up sposa dedicato alle bionde. Un bacione e alla prossima!